Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. Contrariamente alla maggior parte dei dolci lievitati, questo rimane comunque un dolce lievitato ma molto estivo. Quest'estate sicuramente qualcuno di voi avrà assaggiato questo dolce. Oggi prepareremo le brioche col tuppo. Per prima cosa dobbiamo creare la parte aromatica del nostro dolce. Quindi uniamo insieme sale, zucchero, miele, la scorza di mezzo limone e la scorza di mezzo arancio. Diamo una veloce mescolata e lo lasceremo momentaneamente da parte. Nel frattempo in planetaria con il gancio aggiungiamo la farina, il latte, le uova e il lievito di birra, sbriciolato grossolanamente a mano. Facciamo girare la macchina fino a quando l'impasto non si staccherà dai bordi e gli ingredienti verranno completamente assorbiti. A quel punto aggiungiamo gradualmente il mix aromatico preparato in precedenza. Quando quest'ultimo verrà assorbito e l'impasto mostrerà una sviluppata maglia glutinica, aggiungiamo il burro morbido a pezzetti, sempre poco alla volta, fino a formare un impasto liscio, elastico e asciutto. Una volta che abbiamo ottenuto un impasto liscio, morbido e asciutto, una cosa mi raccomando, per questo impasto, come per tutti gli impasti lievitati, a maggior ragione quelli dolci, vale la regola della pazienza. Quindi non abbiate fretta di inserire le parti grasse, quindi in questo caso zucchero e burro, perché bisogna dare il tempo all'impasto di fare e creare la maglia glutinica, altrimenti farete molta molta fatica ad impastarlo. Comunque, ora creato questo impasto, lo facciamo riposare, va benissimo nella bacinella dove avevamo pesato la farina, fino a che il suo volume non raddoppia. Dopodiché potremo spezzarlo al peso che desideriamo e cominciare a fare le nostre brioche. Con le mani diamo un po' di forza al nostro impasto e lo faremo riposare in una bacinella, coprendolo con un canovaccio o una pellicola trasparente. Passata quindi circa un'oretta e mezzo, il tempo necessario per fare raddoppiare il nostro impasto e possiamo quindi spezzare le nostre brioche. Le faremo di circa 50 grammi per quanto riguarda la base e 10 grammi il tuppo. Dopo aver pirlato e adagiato su una placca ricoperta di carta da forno le nostre basi, con le dita leggermente infarinate schiacciamo la parte centrale della brioche, proprio la parte in cui verrà adagiato il tuppo. Facciamo lievitare ora le nostre brioche col tuppo per un'oretta e mezza circa, sempre massimo a 28 gradi. E prima di infornarle a 180 gradi per circa 12-15 minuti, le spennelliamo con un mix di zucchero, panna e tuorlo d'uovo.
Ed ecco qua le brioche col tuppo. Sicuramente le avrete assaggiate con la granita siciliana o il gelato, ma anche così da sole sono buonissime, morbide, profumate. Una colazione veramente impareggiabile. Come al solito qui sotto in descrizione troverete la ricetta per preparare anche voi le brioche col tuppo. E mi raccomando, se dovesse esservi piaciuto il video, io vi invito a lasciarmi un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video che pubblicherò. Io direi che questo video con un dolce lievitato che profuma ancora d'estate è finito. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!